Ok, questo video sarà diciamo l'ultimo video, almeno per un po', relativo a Elasticsearch e a Kibana e anche Ansible. Quello che faremo in questo tutorial, sarà quello appunto di utilizzare tutte le nostre configurazioni e di metterle su una VPS vera, nel mio caso una VPS da 2,99 euro che ho acquistato su OVH. Però se non volete spendere 2,99 euro, nel descrizione del sito trovate un link che vi regalerà 100 euro gratuiti su DigitalOcean, dove potrete appunto utilizzare una macchina DigitalOcean. Direi che con 100 euro ci state dentro comodi per fare una discreta quantità di test. Se voi lo acquistate, attivate il servizio, io prenderò 25 euro di credito, voi 100, quindi direi che potremmo essere entrambi contenti. Ovviamente non siete obbligati, se volete potete appunto fare come ho fatto io adesso, prendo una piccola VPS da 2,99 su OVH, una VPS con 2 giga di RAM, 20 giga di disco, credo che sia più che sufficiente per fare questo test. E quindi niente, non mi ricordo più cosa stavo per dire. Quindi 2 giga di RAM, 20 giga di disco, più che sufficiente insomma per fare il nostro test. E quindi ora apriamo la nostra configurazione di Ansible e magari vado ad aggiungere alcune componenti, diciamo, che voglio sulla mia VPS, in modo che l'avevo anche per installare altre cose. Quindi entro qui nella mia configurazione di Ansible. Allora, come vedete qua in ruoli ho Elasticsearch Kibana. Ora io gli voglio mettere anche Docker ed Nginx, che comunque abbiamo già pronti perché li avevamo già fatti anche in altri tutorial, quindi se guardate gli altri tutorial insomma avrete a disposizione anche voi questa configurazione, oppure comunque vi linkerò il repository su Git. Quindi, ok, fatemi andare un attimo a cercare le mie configurazioni e poi possiamo procedere. Allora, io qua ho load balancer, sempre nei ruoli, e Docker Compose. Queste sono le tre configurazioni che voglio aggiungere al mio progetto. Quindi andiamo a rimetterlo dentro. Ansible, ruoli. Ok, una volta fatto questo, riapriamo Elasticsearch, cioè, scusate, riapriamo Ansible, creiamo un comando, nuovo file, possiamo chiamarlo come vogliamo, io lo chiamerò sites.yaml. Oops. Ok, qua in site appunto ho messo richiamo appunto a home host production, dopo andremo a configurarlo qua in host, e ora richiamiamo i nostri ruoli. Quindi ho richiamato load balancer, che ovvero è Nginx, poi richiamiamo anche la configurazione di Docker, quindi Docker, poi richiamiamo Docker Compose, poi richiamiamo la configurazione di Elasticsearch e infine la configurazione di Kibana. Ora vado un attimo a dare una pulita a quello del load balancer, perché qua dentro una vecchia configurazione che per adesso voglio limitare al mero Nginx, senza a copiare il file di configurazione dell'host eccetera, perché non ho ancora definito che host configurargli. Quindi vado un attimo qua in task, no, direi che siamo già a posto, si vede che non avevo nessuna configurazione. Ok, quindi questo va più che bene, quindi direi che abbiamo tutto quello che ci serve. L'unica cosa che dobbiamo fare è, come vedete qua abbiamo Elasticsearch, quello che abbiamo usato per lo sviluppo. Siccome io ho chiamato l'host qua su Sites Production, vado a creargli un
production e qua gli passo l'IP della mia VPS che ora vado a recuperare. Ok, come vedete qua non gli dichiaro nessuna porta né niente perché ora andrò a copiare all'interno della VPS la mia SSH key e quindi non c'è bisogno di dichiarare niente. Per farlo vi ricordo il comando, questo qui, ora qua mettiamo root, qua mettiamo l'IP, porta 22 possiamo toglierla perché su OVH di default, quindi devo appunto copiarmi questo pezzo qui. Vado a cancellare, aspetta, ora qua lo cancello, mi serve solo per appunto correggerlo, vado qui, incollo il mio comando, ora solo per questa volta ovviamente per copiare la chiave devo mettere la password che ora vado a recuperare, ok, incollo la mia password, lancio, ora la mia chiave dovrebbe essere copiata all'interno di appunto del server OVH, quindi ora io potrei riuscire a connettermi senza dichiarare la password solo appunto mettendo questo comando e come vedete ora sono dentro nella macchina, ora ne esco perché non ho bisogno appunto di entrarci visto che il caro vecchio Ansible dovrebbe effettuare diciamo tutte le procedure. Quindi non ci resta che fare Ansible playbook. Abbiamo chiamato il nostro file size e dal nostro file size appunto si connette al server production e appunto become come root e chiamerà appunto tutti i file di configurazione che abbiamo qui in ruoli, quindi Nginx che sarebbe load balancer, Docker compose che io ho scritto sbagliato. Elasticsearch e Kibana, quindi direi che dobbiamo solo lanciarlo, vediamo se risponde e invece ci dà errore perché lui vede ancora l'errore di Docker compose, Docker meno compose, ah ok non avevo salvato il file, perché volete un tutorial in cui tutto vada liscio? Avete sbagliato canale. E ora come vedete ha provato a farlo, ma qua ha sbagliato ancora. Perché? Perché? Production. Direi che qui ci siamo. Però lui qua si è connesso come Pierangelo Chiocciola, mentre lui dovrebbe connettersi come root. Quindi forse qua dobbiamo lanciare Ansible con il comando sudo oppure dichiarare l'utente all'interno di Ansible. Proviamo a lanciarlo come sudo, vediamo cosa succede. Ok, anche qui ha. Allora, se io entro, contiamo un attimo l'IP, ok, con l'IP entro, ma si vede che Ansible mi vede come un altro nome, non mi vede come root, quindi possiamo usare questo comando, ovvero Ansible ssh user uguale root. Questo ovviamente non è un problema di Ansible, tecnicamente non avreste bisogno di questo, è più un problema probabilmente del mio computer che con lanci i comandi con il mio nome utente, non come root. Così dovremmo avere ovviato il problema però, quindi Ansible-playbook site.yelm. Come vedete ora sembra invece comunicare senza problemi. E quindi ora non ci resta che aspettare che finisca insomma di installare tutti i programmi, quindi io lascio andare la registrazione e poi magari nel video accelererò un po' questa parte di installazione in modo da non rubarvi troppo tempo.
me la metterò in velocità doppia o tripla. Sembra aver finito, sembra aver installato tutto, come vedete qua ci sono tutti i vari passaggi che abbiamo nei nostri roles, quindi proviamo a collegarci un attimo in SSH. Ok, aspettate, prima prendiamo un attimo l'IP. Andiamo qui su. Ok, come vedete, Engines risponde. Ora guardiamo se Docker è installato. Mi sembra che sia Docker meno meno, oops, version. Ok, Docker installato. Docker compose meno meno version.
anche Docker risponde. Ora andiamo sulla porta 9200 del nostro IP e vediamo se Elasticsearch risponde. Come vedete, anche Elasticsearch ha risposto. Ora andiamo sulla porta del DP della nostra macchina 5601 e vediamo se Kibana risponde. E invece Kibana sembra non rispondere. Andiamo a vedere come mai. Andiamo a vedere come mai, quindi clear docker ps, no scusate, docker non c'entra niente, service kibana.status, no, ok, kibana sta andando. Vediamo come mai non sta rispondendo. Ah, ok. Kibana si stava solo caricando. Kibana ha bisogno di un attimo di tempo per partire. Quindi, ok, Kibana è a posto. Ora dobbiamo solo aspettare qualche secondo. E come vedete, Kibana service not ready yet. E quindi dobbiamo solo aspettare che risponda. Ok, finalmente sta partendo. Ci ha messo un po', ci ha messo un po'. Credo che la ragione vera per cui ci ha messo un po' è che 2 giga di RAM sono un po' pochini. Ah, scusate, questa è la dimensione del disco. Se facciamo free-h, come vedete, ha 1,9 giga totali liberi e disponibili, ce ne sono solo 39, quindi eventualmente il mio consiglio è di prendere una VPS un po' più potente. Questa 2 giga forse non è sufficiente per reggere Nginx, Docker e soprattutto Elasticsearch e Kibana, perché entrambi vogliono molta RAM. Quindi, ma il consiglio è, se volete usare questa qua da 2 giga, evitate di installare Docker ed Nginx, o altrimenti prendetene una più potente, insomma. Comunque, Kibana è partito, quindi insomma la nostra installazione di Ansible funziona e abbiate un po' pazienza quando lo installate, perché Kibana eccetera ci mette un po', sono, come ho detto, molto pesanti sia in termini di download che di installazione, poi di utilizzo insomma delle risorse del server. E quindi per questo tutorial è tutto, vi ricordo il link in descrizione se volete insomma i 100 euro di credito su DigitalOcean per fare delle prove. E niente, ci vediamo al prossimo tutorial.